Dunque, io sono andato in carcere a ricordare un sacerdote eroe di Arezzo che si chiama Don Tani. Ho fatto il mio dovere di vescovo di visitare i carcerati e ho visitato i carcerati. Tra i carcerati c'è anche un sacerdote che si chiama Père Gratien Alabi, che è dell'ordine dei premonstratensi e che per un periodo della sua vita ha esercitato il ministero di viceparroco in una delle nostre parrocchie. Dal 14 di luglio dello scorso anno non è più in forze nella nostra diocesi, mai dipese dalla mia autorità, non ho mai avuto giurisdizione su di lui, se non in quanto viceparroco, ma non sulla sua persona, sui suoi comportamenti, perché essendo un monaco professo dell'ordine dei premonstratensi, dipende da esso, da tutta la sua gerarchia interna, dal suo abate, dai responsabili del suo ordine per la vita personale, come tutti i religiosi. Cioè, con me c'entra, io c'entro con lui come Pilato nel credo. L'ho trovato provato, è una persona che io conosco poco, perché in tutto l'avrò incontrato 5-6 volte, al di là del rumor mediatico, io di lui so poco. So che è in attesa di giudizio, la procura di Arezzo ha ipotizzato, ha formulato delle accuse per reati gravissimi, che spero non siano stati fatti. Vorrei dire anche che in questa situazione è una persona umana con addosso un peso mediatico enorme che lo ha condotto in carcere e mi dispiace per lui, come mi dispiace per la famiglia, per la famiglia dove è della famiglia della signora Pescaglia che è scomparsa. Vorrei anche dire che questa signora è parte di un'altra diocesi, è di San Marino, non è di Arezzo. Queste persone sono di un'altra diocesi dove c'è un altro vescovo, ci sono altri parroci. La diocesi aretina ha provveduto in questa isola romagnola del suo territorio a mandare un parroco dei nostri migliori, perché un vicario episcopale che ha lasciato la sua sede e è andato a fare il parroco in questa parte della nostra diocesi. Ecco, noi il nostro cerchiamo di farlo. Io ho incontrato, come ho già detto varie volte, ho incontrato le persone, ho incontrato il padre del marito che stava facendo volontariato in parrocchia, ho incontrato gli uomini del paese, il resto non tocca a me fare dichiarazioni sull'argomento, credo che sarà bene che lo facciano chi ha il compito istituzionale di chiarire queste cose. La Chiesa è divisa in parrocchie, è divisa anche in diocesi, e come nessun parroco va nelle parrocchie degli altri, così ogni vescovo pensi ai suoi ai suoi problemi. È facile, Arezzo è corto come nome, facile a ricordare, poi una città antica, una chiesa molto, molto antica e grande, è facile far riferimento a noi, ma noi veramente ci entriamo assai poco in tutto questo. Domanda, lei ha sempre detto chissà parli, l'ha ribadito a Graziano? Sì, ma certo, ma è ovvio, questo è il dovere della Chiesa, la Chiesa lo dice sempre e con convinzione profonda, ovviamente ognuno deve fare la sua parte, io faccio la parte del Vescovo,
la Santa Sede è sempre stata informata di ogni dettaglio e di ogni passaggio di queste vicende dolorose, penose e tristi, però credo che l'auspicio migliore che posso fare è che si celebri quanto prima il processo e chi è colpevole subisca le pene che sono previste dalla legge, chi fosse innocente gli si chieda scusa se è stato coinvolto e la popolazione si lasci in pace a vivere ognuno le proprie vicende. Senta, oggi